Buonasera. Volevo salutarla. Grazie. Tornato il sorriso in casa rossonera? Eh? O non l'avete mai perso? No, no, l'abbiamo perso. Il risultato di oggi è un buon risultato, quindi siamo soddisfatti per questa prova che ci ha fatto ritrovare il Milan di sempre. Presidente, solo una battuta, un'Inter un po' rinunciataria. No, un Milan molto forte che ha meritato di vincere. Facce sofferenti per un derby fratricida. Dopo il mercoledì nero di Marsiglia, il Milan lascia mezzo senato in panchina. L'Inter ha buoni motivi per diffidare. Certo, se i rossoneri avessero giocato così le ultime 5 partite, sarebbero in corsa su tutti i fronti. Con la spinta di Baresi, Rijkaard e Gullit, richiamato a centrocampo, per 40 minuti è la squadra di Sacchi a premere davanti alla porta di Zenga, che trova anche un palo per Amico quando Gullit sembra averlo battuto di testa. Il tentativo dell'Inter di scavalcare il centrocampo rossonero non riesce. Suarez è rimasto in cineteca e Matteus ipnotizzato dal pressing milanista. All'Inter però risulta facile questa manovra tutta di prima, anche se il ginnasta Klinsmann per la prodezza non prende punti. Chi ha speso di più secondo Breme in questo primo tempo tra Inter e Milan? Tutti e due. E chi è favorito? Favorito in derby sono nessuno, neanche Milan, neanche Inter. Speriamo dopo 90 minuti Inter battere Milan 1-0. Buon terzino, scarso profeta. Anche perché non si capisce come mai l'Inter subisca pure nella ripresa. Anzi, si capisce benissimo. È la giornata del Milan che cerca il gol ma continua a non trovarlo. Non è tempo di carezze e Matteus viene stroncato da Filippo Galli. Zenga spiega perché l'arbitro non espelle il milanista, ma anche Stringara, già ammonito, resta in campo. Gullit non digerisce la sostituzione e preferisce la polizia alla compagnia di Sacchi. Subito dopo, Van Basten, con la collaborazione di Battistini, inventa il gol partita e Zenga non le manda a dire all'arbitro. Van Basten ha davvero toccato col braccio? Certo, è un dubbio che tormenterà gli interisti. I tentativi finali a vuoto fanno montare la rabbia nerazzurra. Berti si vede espropriato e reclama, ma il Milan merita la vittoria. Donadoni vuol dare l'ultimo dispiacere al nemico già avvilito dalla sconfitta. Il Loggione nerazzurro è indispettito per il derby andato a male e per la classifica che si fa difficile. Piove spazzatura sulla festa rossonera prima del diluvio di parole. Sì, abbiamo strameritato questa partita. Noi abbiamo avuto, penso, sempre il pallone a nostro favore, il nostro possesso, e Inter ha trovato l'occasione soltanto con i lanci, ma non neanche tanto. Avvocato Prisco, un derby amaro per lei? Molto amaro, abbiamo giocato male. Loro erano forse più riposati, hanno giocato 3 minuti in meno domenica, no, meglio mercoledì, quindi così. Su questa vittoria del Milan ci sono due belle battute, la prima l'ha detta l'avvocato Prisco, interista. La seconda è la mia, dico, perché non vi siete ritirati nel momento che state vincendo contro l'Inter? Perché oggi si vedeva. Perché Galliani in tribuna era. Galliani si cosparge il capo di cenere. I capelli ne abbiamo pochi però. Ne abbiamo pochi ma ci proviamo ugualmente. Si aspettavano tutti un Milan asmatico, sofferente, invece alla fine è uscito alla grande. Direi che abbiamo meritato, abbiamo giocato veramente una buona partita, forse il risultato è anche, non ci preme completamente. Sono contento non solo per il risultato ma per come l'abbiamo ottenuto. Allora, con Trapattoni analizziamo questa partita. Allora, che cosa è successo all'Inter oggi, Trapattoni? Aspettava un Milan cotto, invece alla fine è uscito con il pallone al piede il Milan rispetto all'Inter. Non credo che noi abbiamo avuto l'opportunità di pensare questo, mentre bisogna dare atto al Milan che sicuramente ha fatto sua la gara, anche se va detto, almeno da quanto ha detto i giocatori, questa palla è stata accomodata un po' con l'avambraccio e è stata quella che ha generato poi il risultato, però tutto sommato il Milan c'è stato superiore, quindi un risultato che non fa una grinta. Forse troppo attendistica questa tattica dell'Inter? Ma non diciamo le solite cose, per così dire, noi non volevamo affatto aspettare il Milan, volevamo andare, invece il Milan non ce l'ha permesso. O non andava l'Inter? Sai, io so anche riconoscere quando gli avversari sono superiori, bisogna anche dirlo. Ma guardando tutta la partita direi che pareggio era il risultato più giusto. Non è stata una bella partita, ci sono state poche occasioni.
E poi c'è quel rigore all'ultimo minuto, abbastanza netto su di me. Arbitro Pezzella, gli interisti hanno qualcosa da recriminare su due azioni, quella del gol e l'espulsione che non c'è stata di Galli. Purtroppo non posso parlare di fatti tecnici prima che si sia pronunciato il giudice sportivo il mercoledì. Ho provato lei mercoledì invece della squadra un po' in difficoltà. È stato un episodio sfortunato, increscioso, mi astengo dai giudizi perché bisogna... Per giudicare bisogna conoscere tutte le circostanze che c'erano intorno a ciò che è successo. Io credo che oggi dobbiamo buttare alle spalle questo episodio. Dopo al di là del risultato. Sì, ma anche perché è un episodio increscioso, ma resta comunque un episodio dentro un cammino di grandissima applicazione, di grandissimo merito e di grandissimi risultati, quale nessun'altra squadra al mondo ha conseguito mai in così poco tempo. Vuol dire qualcosa a Mantovani, Presidente? Vi sei considerato che Milan oggi ha fatto veramente un grosso favore? Ha una squadra che lo fa divertire e credo che si meriti anche di arrivare al successo dopo tanti anni di applicazione in questa che è la sua attività del cuore.